Io sono Paola di Almaterra. Almaterra è un'associazione che gestisce un centro interculturale in Barriera di Milano. Almaterra è nata circa 30 anni fa ed è stata la prima associazione in Italia fondata assieme da donne italiane native e donne migranti. È stato un esperimento molto particolare, perché all'interno della Casa delle Donne di Torino, che esisteva già all'epoca, è nato un dibattito sulla necessità di far nascere un luogo che fosse sì una Casa delle Donne, ma che portasse anche nel nome l'interculturalità e che fosse non un luogo per le donne migranti, per le donne straniere, ma che fosse fondato assieme. Quindi, con un gruppo di donne straniere che già vivevano qui in Italia, hanno fondato questa associazione. È un'associazione culturale che negli ultimi 30 anni è cambiata molto perché è cambiata molto la migrazione, e quindi si è adattata a quelle che erano le esigenze, le necessità, i bisogni del territorio, ma è rimasta una casa. Oggi siamo in un luogo che è molto importante per questo territorio. E mi piace l'idea di fare un parallelismo con quello che è Almaterra come luogo. È un luogo prezioso perché oltre ad offrire dei servizi per le donne che vivono in città, è anche un luogo dove poter passare del tempo, dove poter scambiare opinioni, conoscersi. È un piccolo spaccato di mondo. Vi racconto questa cosa: noi abbiamo un direttivo che adesso è composto da 7 persone. All'interno del nostro direttivo ci sono 5 nazionalità diverse, diverse religioni, diversi approcci e c'è un confronto costante. L'associazione ogni anno, vabbè, come diceva Alice, negli ultimi 2 anni sono cambiate molte cose, però generalmente l'associazione riceve circa 1.000 nuove donne ogni anno, 1.000 nuovi passaggi. Poi ci sono anche passaggi che, appunto, che si ripetono e offriamo una serie di servizi. Questi servizi sono, vabbè, la prima accoglienza, il servizio di mediazione interculturale, di cui poi vi parlerà Nadia. Abbiamo uno sportello lavoro che si occupa sia di formazione e sia di fare matching tra domanda e offerta. Abbiamo appunto, dei corsi di formazione che riguardano soprattutto l'avvicinamento ai lavori di cura, perché sappiamo che i lavori di cura sono quelli in cui, purtroppo per fortuna, questo non lo so, però è uno dei campi in cui maggiormente le donne straniere trovano impiego in questo momento in Italia. Abbiamo dei corsi di alfabetizzazione finanziaria, dei corsi di alfabetizzazione informatica. Abbiamo un centro documentazione e una biblioteca che raccoglie materiale da circa 30 anni, raccoglie sia la storia dell'associazione, ma anche una serie di testi su tematiche femminili e femministe, ed è usata ogni anno da una media di 10-15 tesiste. Generalmente sono donne le persone che si rivolgono all'associazione per fare tesi che riguardano questi temi. Abbiamo un laboratorio di italiano, con corsi strutturati su più livelli, e siamo una sede distaccata del CPA2 della città di Torino, quindi i corsi che facciamo permettono poi di accedere all'esame per il conseguimento della terza media. E poi abbiamo un consultorio psicologico e uno giuridico, con un'avvocata penalista e una civilista. E poi abbiamo tutta una serie di progetti che attiviamo puntualmente sulla base di partecipazione a bandi. Prima Alice ne citava uno che appunto è Baco, Barriera Connessa, che è stato appena approvato, quindi non abbiamo ancora avviato, però come questo ne abbiamo altri. Lavoriamo sia all'interno dell'associazione che sul territorio. Voi oggi state in Piazza Limonda, mi diceva Alice, e lavoriamo anche lì con progetti di mediazione di strada. Abbiamo anche una serie di progetti all'estero di cooperazione internazionale in Bolivia, Vietnam, Nicaragua. Quindi ecco, facciamo diverse attività sia sul territorio che fuori.
Questa è la cornice. Io passerei la parola a Nadia che vi racconta che cos'è il nostro servizio di accoglienza, a cosa serve la mediazione linguistica, ma soprattutto culturale, e che tipo di lavoro svolgono le mediatrici. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Innanzitutto vi ringraziamo per l'invito. Io mi chiamo Nadia Iavuca, sono del Marocco, sono in Italia da quasi 26 anni. Sono mediatrice culturale. Voglio solo parlare un attimino del centro Alma, che finora io lo considero come la mia mamma madre. La mia mamma in cui, a chi mi ha aperto le braccia quando sono appena arrivata, perché lì c'erano tante e ci sono ancora tante donne molto accoglienti. Lì ci sono tante donne che sono per noi il nostro punto di riferimento. Sono cresciuta lì nel senso che ho imparato l'italiano lì, ho portato anche il mio bimbo quando c'era un spazio bimbi che accoglievano le donne per aiutarle ad andare al lavoro, perché in quell'epoca era difficile di inserire subito i bambini all'asilo o al nido. Quindi ho subito questa opportunità. Da lì ho iniziato e piano piano ho fatto quella formazione di mediatori e ho iniziato a fare il lavoro volontariato tramite accompagnare le donne e vari servizi della città. E poi piano piano sono finita lì quasi verso 2011. Allora, il nostro lavoro come mediatore interculturale inizia quando in uno sportello in cui vengono a bussare le donne per la prima volta. Non sappiamo cosa portano indietro, quindi questo posto è molto delicato. Quindi dobbiamo dare la prima cosa, secondo me, dalla mia dura esperienza, dobbiamo dare l'ascolto a qualsiasi donna. Quando arriva, non sappiamo cosa ha bisogno la prima volta. Diamo l'ascolto, aspettiamo cosa ha bisogno e cerchiamo anche di leggere fra le righe. Cosa chiede, cose nascoste che non ha voglia di dire francamente, magari per vari motivi. E da lì iniziamo inserendo, mentre inserendo i suoi dati nella scheda, cerchiamo di ascoltare, rispondere alle loro domande. Alcune hanno bisogno di un supporto psicologico e questo proprio, questo, diciamo, questo lavoro è un po' difficile. Da scoprire, diciamo, perché alcuni parlano, mentre parlano con te, parlano di un modo un po' nervoso o parlano di un'esperienza col marito, con qualcuno in cui senti che questa donna ha bisogno, però noi non lo possiamo proporre così direttamente. Magari con le parole, giochiamo con le parole, iniziamo a parlare da cosa offre il centro al materno. Diciamo che qua anche abbiamo un centro di ascolto. Un centro in cui arriva una psicologa che fa 4-6 sedute. Quindi magari la prima volta non ti dice che ho bisogno, però va, se ne va e dopo torna, dice, una volta ho sentito parlare di questa cosa. E questa cosa che da noi nello sportello è molto delicata. Invece alcune hanno bisogno di una consulenza legale, come ha accennato Paola, che abbiamo un consultorio giuridico in cui ci sono avvocati penali e civile, anche alcuni hanno bisogno proprio alla prima volta per andare al corso di italiano, alcuni hanno bisogno di fare la formazione per assistenti familiari, alcuni vogliono fare alcune domande tipo domanda ufficio pio, perché ultimamente con la crisi, col Covid, sono nate tante esigenze economiche e quindi le donne e alcune famiglie sono state costrette a venire a fare questa domanda. E soprattutto per i mariti che hanno perso il lavoro, quindi le donne si sono mosse a cercare un aiuto del genere. E quindi noi cerchiamo di dare questa serie di, diciamo, di servizi per loro. Alcuni hanno bisogno anche di accompagnamenti ai vari servizi di città, tipo consultori, tipo centro antiviolenza, perché alcune donne ultimamente subiscono e hanno subito certi tipi di violenza, quindi noi ci muoviamo per accompagnarli lì. O magari anche telefonando lì nello sportello, perché il nostro sportello ci permette di telefonare da lì al centro. Alcuni hanno bisogno di accompagnamenti dai medici o anche degli avvocati, e quindi cerchiamo di tenere una rete esterna molto, diciamo, forte. E quindi il centro della mediazione e lo sportello della mediazione non si ferma solo fra i quattro muri dell'associazione, invece.
ha un po' di un legame con rete esterna. E cerchiamo sempre per il bene delle donne, per garantire almeno un buon momento di inserimento nella società italiana, di aiutarli su tutte queste cose. Cerchiamo di dare almeno l'opportunità di tornare e chiedere altre cose, perché alcune donne, come ha detto Paola, non vengono solo per una volta, magari tornano durante l'anno. Per questo ho detto che abbiamo questa cifra, è importante secondo me. Adesso ultimamente stanno arrivando tante donne. E soprattutto dopo il Covid, che ci siamo ancora dentro, arrivano per chiedere, soprattutto il laboratorio italiano, perché loro sono costrette di fare i documenti perché hanno perso il lavoro, quindi devono fare questo corso per poter avere altri corsi, tipo la licenza media, per fare altri corsi professionali per poter lavorare. Questa cosa l'abbiamo notato ultimamente. E quindi cerchiamo di dare più cose utili per queste donne che frequentano Almaterra. Comunque questo sportello, diciamo, è la prima porta che bussano nel centro. E da lì iniziano altri aiuti, come da cui ha accennato Paola, tipo il laboratorio d'italiano, la formazione degli assistenti familiari, per fare la consulenza legale, per andare dalla psicologa, per fare altre attività che abbiamo sotto in cucina, che avevamo sempre i laboratori lì, però adesso per il momento che col Covid si è fermato. Alcune donne anche chiedono almeno un aiuto economico o magari nella mensa sotto, che sono senza tetto, vengono lì e quindi ci chiedono sempre di fare un biglietto che li consente di scendere sotto per usufruire della mensa. E cerchiamo sempre di ammigliorare questo posto, questo luogo di lavoro, anche sempre considerando la priorità dei casi che ci arrivano. Scusami. Un po' emozionata oggi. Beh, in realtà ha aggiunto molte cose rispetto a quello che dicevo prima. Adesso stava parlando del servizio della mensa, un servizio che abbiamo anche questo da tantissimi anni, più di 20. Ogni giorno riusciamo a preparare un pasto per circa 40 persone, 40 donne. Negli ultimi 2 anni questa situazione si è aggravata tantissimo, ma non c'è bisogno neanche di spiegarlo, ecco. Aggiungo solo 2 parole su alcune cose che mi sono dimenticata. Noi da qualche anno, prima vi dicevo che la situazione è cambiata negli ultimi anni, noi da 4 anni lavoriamo anche con donne trans. Abbiamo fatto la scelta di aprire l'associazione a tutte le donne. Lavoriamo anche in progetti antitratta. Allo stesso tempo lavoriamo anche con sex workers che decidono di fare questo lavoro. Quindi ecco, sono veramente tante le attività dell'associazione. Adesso io mi fermo qua, tu vuoi aggiungere qualcosa per me? Grazie. Diamo la parola a te. Sto prendendo i punti, quelli che dite. Quelli che dite. Oh. Buonasera. Buonasera a tutti e tutte. Mi chiamo Ku Ailien. Ailien è nome, significa piacere o amare, fiore di loto. Questo nome mi ha dato nonno materno e sembrerebbe o sembra di dare un augurio di essere una persona utile come questo fiore. E quindi sono venuta 24 anni fa, perché nel 97, in Italia, perché sono
sono conosciuta conosciuto un cittadino italiano in mio paese e così dopo 2 anni mi ha invitato qui in Italia a vivere, costruire famiglia. Da 99 faccio la mediatrice culturale a Torino e di qui non sono mai andata via, non abbiamo mai cambiato neanche, no, casa. E poi nel 2009 con un po' di amici cinesi, italiani, abbiamo costruito, fondato un'associazione, si chiama Zison, quindi Associazione Socioculturale Italo-Cinese, Zison. Zison vuol dire pino saggio, cioè son vuol dire son fu pino. Pino per nostra cultura è molto importante perché una pianta che rappresenta immortalità, quindi forte e fedele, perché è sempre verde, dando questo nome per augurare che i nostri ragazzi cresceranno fedeli, intelligenti, forti come Pino, no? Noi siamo in via Aosta 4. Siamo vicini, cioè non è tanto lontano. In questi 12 anni, perché abbiamo fondato nel 2009, poi 2010 con aiuto di ASAI, credo che conoscete anche bene l'associazione ASAI, ci ha aiutato, no, per dare lo spazio di rivolgere corso di lingua e cultura cinese per nostri bambini, seconda o terza generazione, in cui abbiamo cominciato a lavorare molto, quindi per questo lavoro sociale, perché all'epoca c'era un fenomeno molto forte di rimandare i figli che sono nati qui, no? In Cina, a farli crescere. Spesso cioè quando faccio mediazione, chiedo: ma come mai cioè il più piccolo bambino è 8, 8, no, 40 giorni, dopo 40 giorni è spedito in Cina. I bambini che piccoli sono stati mandati in Cina perché i genitori devono lavorare, non ha nessuno, non hanno rete, no? Familiare per accudire i bambini e che poi spesso riportano qui quando avrà età di scuola media. Così creato problemi, abbiamo seguito un po' di casi perché poi i ragazzi non riconoscono più genitori, non hanno più rapporto, il legame, no, con genitori. Così abbiamo cominciato a pensare, ma organizziamo qualche incontro con psicologi per spiegare ai nostri genitori che non è vero che i bambini non capiscono nulla, perché spesso mi dicono: ma sì, tanto non capiscono niente, quindi meglio di portare in un posto dove è più sicuro, loro possono curare e poi i genitori qui non parlano la lingua, quindi è sempre, si sentono sempre un disturbo, no? Allevare il bambino qui. Io sono mediatrice, però ho lavorato molto nell'ambito scolastico e sanitario, quindi ho lavorato più lontano e San Luserna, sì, si chiama San Luserna, Val Pelice, consultorio, no, perché lì vicino Bardo Bagnolo e Bibbiana ci sono tanti residenti cinesi, quindi ho lavorato in ospedale di Pinerolo e poi consultorio di
Luserna San Giovanni, ecco, adesso mi è tornato il nome. E poi è anche centro per l'impiego di Cornier, perché anche Cornier, zona canavese, c'erano tanti, adesso si sono diminuiti molto. Così ho fatto più di 20 anni di mediazione. E dopo che abbiamo creato questa associazione, abbiamo lavorato molto sull'educazione per i bambini, i ragazzi. Spesso gli insegnanti mi dicono: "Ah, i ragazzi cinesi sono silenziosi, non fanno i problemi, eccetera", no? Però al nostro punto di vista, cioè come nostra richiesta, tipo, se i bambini, i ragazzi entrano a aula senza salutare, senza dire niente, è maleducato, no? E tanti aspetti, per me è maleducato, però qui gli insegnanti non dicono nulla. "Ah, sì, va bene, no, bravo", no? E poi è cominciato le lamentele dei genitori, soprattutto le mamme: "Ah, non parlano cinese, quindi siamo preoccupati, vogliamo mandare questi ragazzi in Cina, però non ho questi soldi". E così abbiamo pensato di creare questo laboratorio di lingua e cultura cinese, ma nel frattempo facciamo anche tipo di doposcuola per i ragazzi che nuovi arrivi o hanno difficoltà di studiare la lingua italiana. E in questi 12 anni abbiamo collaborato molto, quindi soprattutto con ASAI, poi Gruppo Abele e Sermin. Con Sermin abbiamo partecipato anche a tante feste, tipo la festa al Bergamo, che 2 anni fa, 10 maggio mi sembra, di 2019, abbiamo portato 20 bambini, 20 ragazzi per questa festa. Si chiama Festa dei Giovani Internazionale. E nostre ragazze hanno danzato una danza tradizionale al Bergamo, è stato poi molto bello. Partecipiamo anche spesso alla parata, la marcia di pace, chiamano, no? Perché vogliamo proprio che questi ragazzi sono nati e cresciuti almeno a Torino, conoscessero la loro zona, loro vicini, sanno dove si può andare a chiedere aiuto, no? E dove si può anche a giocare con loro coetanei. Abbiamo collaborato anche con Fondazione Faro, perché quando hanno pazienti cinesi che purtroppo con malattia terminale e non parlano la lingua, quindi ci chiedono di aiuto per seguire queste famiglie, e finora abbiamo già avuto 5-6 casi per queste famiglie, che più giovane è 30 anni, è stata 2 anni fa, 30 anni è mancata con due bimbi piccoli. Poi abbiamo collaborato con Biblioteca Amendola per questo progetto, si chiama BiblioBubble, e abbiamo creato poi insieme un libro di bilingue, si chiama La Rana, La Rana in fondo al pozzo. Un libro bilingue, quindi può essere stato utilizzato sia persone italiane che persone cinesi, perché ora ci sono anche tantissimi ragazzi che studiano la lingua cinese, e persino c'è anche una famiglia italiana che ci chiedono di aiutare suo bambino di 10 anni a studiare la lingua, perché secondo loro è lingua in futuro, lingua araba e lingua cinese, mi dicono. Ok, quindi abbiamo anche fatto tanti incontri per sensibilizzare questi genitori di non portare bambini in Cina a crescere, può tenersi qui, noi cerchiamo di dare lezione di lingua e cultura
cultura cinese in modo che loro hanno occasione di studiare, no? E abbiamo una piccola parte anche di accompagnamento per assistenza medica, tipo quando uno ha malattia grave, hanno bisogno di andare a farsi la visita e noi li aiutiamo per la traduzione, quindi la mediazione. Con aiuto di comune e poi casa di quartiere tipo Check It Point e anche associazione AMI, in questi 2 anni, purtroppo con il problema di Covid, abbiamo anche dovuto di aiutare le famiglie in difficoltà e distribuire il banco alimentari. Ho circa 25 famiglie all'inizio e adesso ridotto un po', circa 20, per aiutare loro almeno una volta al mese per il cibo. Allora, purtroppo anche Covid ha colpito moltissime famiglie cinesi, anche se tanti ci hanno mandato email l'anno scorso con le parole brutte, andatene, vattene, no? Queste parole, il nostro email, perché danno colpa alla Cina, che è successo Covid, purtroppo anche noi siamo vittime, ecco. E soprattutto noi, quelli che viviamo all'estero, siamo vittime 2 volte, nel senso, cioè, perché quando è successo in Cina, cercavamo di raccogliere i soldi per comprare questi oggetti protettivi, no? Per la Cina, per mandare in Cina per aiutare. E poi quando purtroppo Covid è arrivato qui, siamo rimasti anche senza. E poi tanti cinesi che hanno avuto questa malattia tornano di nascosto in Cina con costo molto altissimo, perché il biglietto costava 5-6 mila euro, invece un viaggio normale prima era soltanto 500, no? E così persone in Cina ci ha sgridato, bestemmiato, ah, voi che avete abbandonato Cina, tornate qui per seminare il veleno, il veleno chiamano. E questo periodo noi viviamo, cioè anche noi è molto difficile vivendo in questo modo. So che tante famiglie vorrebbero tornare in Cina. Però con il costo e poi con 28 giorni di quarantena non hanno questa possibilità, però si sentono molto, molto, molto più triste. Allora, io ho portato 2 libri, poi regalo Alice per ringraziamento. Questa è un'editrice a Roma che si chiama Cina in Italia. In periodo di l'anno scorso, tra maggio e giugno, ha raccolto 22 racconti che ha fatto da 22 persone che vivono in diverse città in Italia. E ha raccolto quello che hanno scritto, quello che osservano con questo evento, cioè questo episodio triste, perché in realtà anche noi avevamo cercato di aiutare, no? Territorio, perché in realtà noi ci sentiamo più, cioè la Cina forse, noi diciamo, è genitori natali, ma Italia è come forse genitori, suoceri, quelli che ci accolgono, no? Quindi tutti e due parti, e nostra famiglia, no? Nostri parenti, quindi non vogliamo vedere la tristezza sia uno che l'altro, e allora
poi in realtà abbiamo anche cercato di fare tante cose. Non lo so se, se va bene Ma così. assolutamente. Grazie. Grazie. Tecnica è un po' macchinosa. E io farei ancora una domanda e un breve giro in modo da lasciare poi un po' di spazio a domande puntuali che so che ci sono un po' di curiosità più anche sul modo in cui lavorate. Io quello che volevo chiedere, visto che il tema di questo festival è il mutualismo, quindi come si passa da una situazione in cui semplicemente si prova a sostenere, a dare una mano, a una situazione in cui c'è una comunità che è coesa, che si conosce e che si aiuta in modo reciproco, perlomeno questa, diciamo, è la definizione che mi sento di dare a questo concetto che ha milioni di definizioni. E quindi quello che io volevo chiedere per voi è: com'è il lavoro con la comunità? Come siete riuscite in questi anni a creare una comunità e a fare sì che le persone non fossero persone che transitavano semplicemente nel momento in cui c'è bisogno di un aiuto, ma che si fermano, che magari tornano, che mettono a disposizione anche, non solo, anche le loro capacità, le loro disponibilità e non solo chiedono aiuto. E quindi questa è un punto su cui mi piacerebbe sapere cosa avete fatto. Ah, e un'altra cosa anche, diciamo, voi se gestite anche degli spazi fisici, e quindi visto che anche noi siamo qua e ci appoggiamo su un circolo che ha molte potenzialità, dove si possono fare tante cose, ci piace anche sapere che senso ah, che cosa succede nei vostri spazi? Che senso ha lo stare per voi in uno spazio fisico dove le persone possono, sanno di potervi trovare? Allora, come si fa mutualismo? Io posso raccontare due cose. La prima riguarda appunto i servizi, chiamiamoli così, e le attività che facciamo per le donne che si rivolgono all'associazione. Sin dalla sua fondazione, e per statuto, Alma Terra, ha deciso che non voleva fare attività di tipo assistenziale, ma di cercare sempre uno scambio con le persone che si rivolgono, ai nostri sportelli, sia per due ragioni: per restituire dignità, perché aver bisogno non vuol dire non essere capaci di dare nulla in cambio, ma anche perché creare un rapporto appunto di mutuo scambio arricchisce tutte le parti. Quindi si cerca sempre di creare con le donne che arrivano questo tipo di rapporto, no? Capita che chi viene per usufruire di un, che so, del supporto all'autonomia abitativa, riceve un aiuto e decide di restituire questo aiuto venendo a fare del volontariato. Prima parlavo della mensa, no? Che adesso non è bella come prima, perché prima appunto ogni giorno a pranzo facevamo una grandissima tavolata nel nostro salone e pranzavamo tutte assieme, le donne che venivano ai corsi di italiano, quelle che si rivolgevano agli sportelli e noi che lavoriamo in associazione. Adesso per ovvie ragioni non lo possiamo fare, però quel momento era molto bello perché a turno si preparava il pranzo assieme, poi si sparecchiava e si puliva l'associazione. Sono cose molto piccole, però danno la misura di quello che vuol, di cosa significa voler bene ad un luogo e curarlo tutte assieme. E poi c'è un altro aspetto, che è quello delle persone che a diverso titolo lavorano in associazione. Prima chiacchieravamo con Alice e ci dicevamo che, per esempio, le mediatrici che sono in associazione lavorano lì da tutte da più di 20 anni.
Ci sono stati anche momenti difficili in associazione perché, come immagino sapete, le associazioni hanno momenti di alta e di bassa, no? Cioè momenti in cui ci sono più progetti e quindi si riesce a lavorare un po' di più, momenti in cui invece questo non c'è. E le persone sono rimaste a lavorare in associazione gratuitamente in questi periodi. Non è scontato che accada. Alma è un luogo particolare perché è un luogo a cui noi siamo tutte molto affezionate. Prima lo diceva bene Nadia. È un luogo anche molto conflittuale perché beh, non possiamo dire che sia un posto dove è tutto meraviglioso, l'isola felice di Torino. No, non è così. Però è un posto in cui si creano legami molto forti di supporto, di amicizia, di scambio. E questa associazione è un luogo prezioso che ci permette di essere più forti, di farci forti l'un l'altra, di rafforzarci l'un l'altra e con questo spirito andare anche a lavorare sul territorio. Il progetto a cui stiamo lavorando adesso, per esempio, i giardini a Limonda e non solo, diciamo su Aurora, di mediazione di strada è un modo bellissimo per fare comunità, perché conosci tanta gente, perché conosci persone, donne in un ambiente che è assolutamente informale, diretto. A volte ce lo chiediamo anche noi, che cos'è la modalità di lavoro Alma, no? Perché non la sappiamo definire benissimo, sappiamo che c'è un approccio assolutamente paritario. Con le persone con cui lavoriamo. Beh, non ho detto una cosa fondamentale. Alma nasce da un gruppo di donne femministe ed è ancora oggi un'associazione femminista e transfemminista. Il femminismo questa cosa l'ha insegnata. Non penso che possiamo prescindere dagli insegnamenti del femminismo per analizzare quella che è l'associazione. Poi mi chiedevi anche un'altra cosa, non mi ricordo. Poi ho detto Sulla tutto. comunità e sullo spazio, quindi direi Sì. che. Posso aggiungere solo una cosa? Grazie Paola. Allora, come comunità, tipo, magari se mettiamo un esempio comunità araba, diciamo, se non dico marocchina, perché io parlo quasi tutti i dialetti arabi, le donne frequentano il centro e dopo finito servizio ti fanno una domanda, hai bisogno di soldi, quanto devo? Per esempio, quando compiliamo quella donna della domanda ufficio Pio, ti dicono quanto devo, perché secondo loro aspettano di pagare una quota o qualcosa. Invece, qualsiasi cosa nell'accoglienza la facciamo gratis, dalla mensa fino alla mediazione, fino all'amministrazione più o meno. Quindi loro fanno passare voce fra di loro che c'è un servizio, che ci aiuta, quindi vengono tutte, passano voce fra di loro. Anche tramite questi progetti, che il primo che era InfoBreak, che era durato l'anno scorso quasi 5-4 mesi, e questo adesso di mediazione per strada, abbiamo notato che stanno arrivando tante donne, stanno arrivando lì per chiedere sempre tante informazioni da quello che hanno bisogno. E quindi lì, come comunità, vedo come comunità araba, stanno arrivando tantissime, e soprattutto questi ultimi 2 anni, e grazie a questi due ultimi progetti, sia quello del giardino Alimonda che quello della mediazione per strada. E la cosa che ho notato è che sono tutte quasi soddisfatte: una volta va una donna e poi torna anche per 2 o 3 volte all'anno, qualche volta anche 6 volte a chiedere altro perché si sentono molto soddisfatte. Grazie, ho aggiunto questa cosa, la comunità sia stata utile. Mutualismo, dici qualcosa? Allora, in realtà, forse dall'aspetto esterno, pensate sempre che la comunità è unita, si aiutano tra di loro, eccetera, no? Perché spesso mi dicono i servizi, ah, non abbiamo bisogno di mediazione perché la persona viene già accompagnato dal mediatore,
mediatori, cioè o da traduttrice, traduttore, eccetera. Ma in realtà non è così. Spesso utenti cinesi hanno bisogno di servizio e vanno servizio con un interprete perché non vogliono, uno, essere sgridato e secondo, è perdere il tempo. Spesso in realtà poi loro pagano per qualcuno accompagnare loro a servizio. E che quando lavoravo in centro per l'impiego gli ho sottolineato che non, se c'è servizio di mediazione non dovete fare così e dovete usufruire, no? Il servizio questo servizio dell'ufficio. Purtroppo mutualismo per noi è ancora forse scarso, anche perché non, cioè, quando c'è momento di progetto, tipo abbiamo fatto progetto FEI, progetto con comune, progetto con regione, va bene, c'è finanziamento, però quando non c'è progetto non possiamo più fare nulla e allora ognuno si arrangia. Tranne i casi, no? I casi urgenti, difficili, noi cerchiamo sempre di aiutarli, però spesso neanche utenti che si sentono di venire perché per loro è sempre come un disturbo. Allora, invece con servizio scuola di comune abbiamo aiutato poi molto per cercare le famiglie, soprattutto questo periodo di Covid che hanno perso i ragazzi, non frequentano più la lezione, eccetera. Abbiamo aiutato per capire, no? Le situazioni familiari, questi ragazzi, i bisogni. Spesso abbiamo, secondo me, i ragazzi cinesi hanno alta dispersione scolastica. E che non risulta fuori perché loro di solito non vanno in parco, non vanno fuori, ma si nascondono amici nella casa degli amici, questo. E non abbiamo tante risorse, ecco, per questo abbiamo pensato di conoscere di più tra le associazioni o organizzazione come Arci, no? Per avere le notizie, per mandare spesso noi facciamo sportello di più per dare solo informazione. Noi non abbiamo nessun avvocato, nessun medico come volontari, però possiamo dare informazione. Quindi adesso sappiamo che Arci c'è servizio di SPIT per aiutare le famiglie e allora indichiamo, no, al servizio. E spesso per chi non ha assistenza medica, oltre Easy che possiamo mandare, spesso mandiamo anche Camminare Insieme, no? Perché ho lavorato anche con loro. Quindi cioè, il nostro ruolo è quello di dare formazione, di indicare la strada, che dove si può rivolgersi a essere aiutato. E quindi in questi anni il nostro ruolo, maggior parte, è questo. In più, quello che secondo noi devono anche andare a conoscere altri servizi. Non devono sempre posare su di noi, no? Perché altrimenti non imparano la lingua, non imparano di conoscere la città, che questo è molto più importante. Mi sento dire sulla
cosa di violenza domestica, purtroppo in questo campo non abbiamo ancora avuto successo perché abbiamo seguito un po' di mamme, donne, ma alla fine hanno lasciato perdere. E forse questo campo dobbiamo ancora lavorare di più. Alla fine hanno paura, perché poi giudicato in comunità che è una cattiva, no? Non è così facile. Grazie. Io adesso lascerei la parola a domande che da parte del pubblico, visto che abbiamo ancora una ventina di minuti. Claudio, vedo che si sta agitando, quindi. Che lavorano con le comunità e se ne fate parte, come organizzate. Sì, questo credo Claudio che è esperto perché abbiamo creato così in 10 minuti 30 associazioni in un WhatsApp e poi ha firmato anche convenzione, vero Claudio? Con l'associazione Almatera c'è? Con l'associazione 30, non sono pochi. Sì, il comune di Torino secondo me ha fatto tanti lavori in questi anni e loro sono molto attivi. E per periodo di Covid è subito creato anche questo servizio, dare un po' di rimborso per l'emergenza, per le famiglie in difficoltà, eccetera. Quando noi dobbiamo cercare qualcuno di comune, subito pensato Claudio, subito SOS. Diciamo che ci sono due modalità di fare rete, no? Una modalità più spontanea, ad esempio noi lavoriamo con una rete di associazioni, non necessariamente di associazioni di comunità straniere, ma associazioni che si occupano di temi trasversali, e sono rapporti, relazioni che nascono per affinità, perché ci piacciamo, diciamo così. E poi invece ci sono delle reti più strutturate e istituzionali che nascono con la spinta, con il lavoro delle istituzioni, appunto. Eliane prima faceva riferimento alla rete Torino Plurale che è nata nel periodo del Covid, come questa ce ne sono, che è stata una bella esperienza. Poi stasera non è venuto fuori, però. Nonostante il Covid abbia generato tutta una serie di problemi, è anche vero che ha dato l'occasione di conoscere altre associazioni, di stringere rapporti con altri enti. Insomma, c'è stata una spinta alla solidarietà che abbiamo visto tutti e tutte, soprattutto nel primo lockdown. Insomma, da parte di persone non legate ad associazioni, non legate ad enti particolari. Ecco, la rete Torino Plurale è nata in quel periodo, ci sono anche dei coordinamenti cittadini, dei coordinamenti di associazioni che lavorano su diversi temi, quindi sì, ce ne sono tante di modalità di allacciarsi. Devo aggiungere qualcosa.
che nel proprio periodo del Covid, abbiamo, secondo me, abbiamo attivato tante collaborazioni con alcuni, diciamo, sportelli o servizi, tipo camminare insieme, il Sermi, altri punti in cui si raccoglie un po' di, diciamo, un pacco alimentare. Ho notato questa cosa qua durante questi 2 anni. Grazie. Sì, diciamo che per quella che è l'assistenza più pura, che è una cosa che noi appunto non abbiamo mai fatto in maniera diretta, negli ultimi anni abbiamo attivato queste collaborazioni di cui parlava Nadia. Dimensione dello sportello, del supporto ai singoli individui, alle persone che vengono nelle vostre realtà, perché è stata identificata, la dimensione del provare a fare comunità, attraverso per esempio Paola che accennava alla dimensione conviviale, diciamo tutti insieme, le difficoltà che si possono incontrare nella comunità cinese, l'avete toccata. Questa è una cosa che potrebbe riguardare anche la comunità e del fare mutualismo. Se lo si fa, che direzione potrebbe avere? Faccio questa domanda perché mi vengono in mente i circoli e le società di mutuo soccorso dei primi del Novecento e poi del dopoguerra, che avevano anche una chiara impronta, un obiettivo politico, cioè di mettersi insieme per fare massa e per farsi sentire. Questa cosa ovviamente era un'altra questione politica, c'erano altri partiti, c'erano altre condizioni, però mi chiedo se non sia una cosa che magari le vostre associazioni ogni tanto riflettete o che potrebbe essere valere la pena agganciare al discorso del torniamo dei servizi, raggruppiamo tutti insieme e poi per. Secondo me ognuno poi è bello se diamo ognuno la nostra risposta. E, beh, ovviamente Comunet Officine Corsare ha come obiettivo. L'obiettivo della pratica mutualistica è attuare un cambiamento all'interno della società ed è sia una forma che consente di appunto creare massa critica attorno a dei temi, ma anche una forma, di questo sono profondamente convinta, che può servire a sperimentare delle soluzioni, sperimentare delle forme, approfondire, non arrivare a elaborare la soluzione rispetto ad un problema studiando e leggendo molti libri, ma confrontandosi anche con la pratica e con i vissuti reali delle persone. Quindi è al tempo stesso uno strumento e anche uno strumento per aggregativo, ma anche una forma sperimentale. Quindi diciamo che noi ci mettiamo un po' vorremmo essere i modesti eredi di quella tradizione appunto mutualistica che evocava Claudio, quindi di immaginare il mutualismo con un obiettivo trasformativo della società. Ovviamente adesso siamo in uno stadio, diciamo, molto embrionale, ma sicuramente l'idea è quella. Poi se qualcun altro dell'associazione, quelli più bravi teoricamente, vuole spiegarlo meglio, è invitato a farlo. Assolutamente, mi ritrovo molto in quello che diceva Alice. Alma chiaramente nasce con l'obiettivo, sembra detto in maniera banale, però di creare una società più giusta per tutte. Anche per tutti, ma soprattutto per tutte. Non è un'associazione partitica, Alma Terra, però non è apolitica. Siamo collocate, penso si possa intuire da più o meno da che parte. Se guardiamo, insomma, alle donne che fanno parte di Alma Terra, molte sono legate all'AMPI, ai sindacati, insomma, l'orientamento politico è più o meno
è quello di sinistra, se poi vogliamo guardare una... Mi sto incartando, ce la posso fare, sto cercando di pesare le parole per non dire... quello che vogliamo, contro cui vogliamo lottare è una società profondamente maschilista, perché dicevo prima siamo un'associazione appunto di donne, nasce come con una vocazione fortemente politica, perché appunto siamo nate dalla Casa delle Donne, che è un'associazione fatta di donne che vengono anche dai movimenti, quindi sì, l'idea è quella, andare in una direzione che ci permetta di cambiare un po' questo mondo che ci piace, ma lo vorremmo un po' più bello, un po' più giusto per tutte. No, io credo, forse ideale sarebbe sì, di creare la comunità. Da noi si dice, cioè, da noi si dice quando... viviamo con la pace, no? E allora possiamo avere una società armoniosa, armonia. io spero che l'associazione come Amaterra, come Circolo, no, o altre associazioni più grandi, più importanti, può, no, avere, cioè può aiutarci di più per uno e di conoscerci. Secondo me conoscersi è molto importante anche, no, per non avere la paura soprattutto, e poi spesso c'è ancora questa leggenda in giro, mi chiedono perché i cinesi non muoiono, e quando sono andata a fare corso con infermieri, no, di Cottolengo, e sentono ancora questa leggenda in giro. E poi spesso incontro anche le persone che sono arrabbiati perché lamentano i cinesi hanno rubato il lavoro, no? Hanno rubato il loro lavoro, eccetera. Poi non è così semplice secondo me giudicare, però creare una società armoniosa è molto molto importante, e noi lavoriamo proprio questo per i ragazzi, no? Che devono sentirsi di essere accolti, no? Per non avere rabbia, questa rabbia dentro di loro, perché poi se un giorno scoppierà è diventato una persona pericolosa, magari è questo. Noi abbiamo cercato anche di promuovere conoscenza tra ragazzi e anche comunità araba, perché abbiamo portato i ragazzi alla moschea per le visite, per conoscere, perché poi tra immigrati anche, no, crea questa diffidenza, no? Io non faccio amicizia, no, con questo gruppo, e stiamo cercando di lavorare anche per questo. Non lo so se ho risposto giusto, dubito, ok, però quello che penso è questo, grazie. Via Norberto Rosa 13. Via Aosta 4. Vicino Dora, fiume Dora.
se, diciamo così, se non ci sono altre domande o curiosità, possiamo finire questo incontro, tanto credo che il nostro ospite magari si fermano ancora 10 minuti, quindi se qualcuno vuole chiedere ancora qualcosa può farlo.